È stato inaugurato questa mattina il murales realizzato da più di 50 artisti volontari, diretti dal maestro Franco La Spada, per un progetto di abbellimento di un tratto della ciclopedonale del Sarca di particolare pregio. A realizzarlo è stata l'associazione Alto Garda Trentino Arte, sostenuta dal Parco Fluviale della Sarca e la collaborazione di Aquafil. Vediamo il servizio. Io sono Emanuela e rappresento l'associazione Alto Garda Trentino Arte che si è occupata un po' di coordinare questo progetto. Progetto che è iniziato come idea tanti anni fa, ma che si è potuto realizzare solo quest'anno. In realtà i pittori sono stati, diciamo così, coinvolti già 2 anni fa, chiedendo loro di farsi delle passeggiate lungo il fiume per trovare lo scorcio, l'ambiente, il paesaggio, insomma, che fosse loro congeniale per poi realizzare un quadro. Il quadro è stato realizzato e poi quest'inverno abbiamo pensato di costruire un piccolo progetto da sottoporre all'azienda Aquafil, proprietaria del muro. Quindi noi ci siamo messi al lavoro. E per metterci al lavoro ci voleva anche un posto che è stato difficile da recuperare e per fortuna poi abbiamo trovato con l'appoggio di un amico anche diciamo, il laboratorio dove poter dipingere questi pannelli che sono abbastanza ingombranti. Ecco, questa è un po' l'idea che abbiamo avuto. Siamo stati supportati anche dal Parco Fluviale, dalla rete di riserve della Sarca. Che ci ha prodotto alcuni manifesti, insomma, e attraverso la quale siamo riusciti a pubblicizzare questa nostra attività in tutto il parco fluviale perché ci hanno inseriti nel proprio manifesto, nel Maniflu. Questo nostro lavoro vuole essere anche un segno per la sensibilizzazione di chi passa. Che si accorga, insomma, che ha diciamo, un complesso industriale da una parte e un fiume dall'altra, un fiume che va tutelato e che è un fiume che ha costruito la nostra valle, che è la nostra casa, come per molti di noi è la nostra casa anche l'azienda. Siamo molto contenti che Aquafil ci abbia dato questa possibilità e naturalmente dobbiamo. Il maggior ringraziamento va ai pittori che si sono presi questo impegno enorme per 4 mesi nella realizzazione di questi pannelli e in secondo luogo alla ditta, all'Aquafil, che insomma senza della quale noi non avremmo potuto arrivare alla fine. Per questo, insomma, vorrei un applauso per i pittori, grazie. Questi pannelli che noi vediamo qui oggi possono essere un modo per integrare la fabbrica al nostro territorio. Lei cosa ne pensa? Beh, che viviamo in un posto splendido perché basta guardarsi attorno e quindi dobbiamo esserne felici e rispettosi. Ovviamente una fabbrica è difficile che possa essere un qualche cosa che adorni un territorio e tramite questa iniziativa, quando ci è stata proposta, abbiamo aderito con enorme entusiasmo perché abbiamo detto, ma a parte che sicuramente i quadri saranno bellissimi, come potete vedere effettivamente bellissimi lo sono. E in più ci permette di essere un po' più integrati dentro questo bellissimo posto, perché abbiamo un fiume che scorre piacevolmente verso il lago di Garda, abbiamo delle montagne attorno che sembrano un paradiso incontaminato, per cui è veramente stato un piacere. Posso solo ringraziare chi ha proposto questa iniziativa, anzi dopo alla Presidente daremo un bel mazzo di fiori perché è stata una bella idea.